Benvenuti e benvenute, sono Green Vanship, siamo al quinto episodio di Upgrade the Game. Come vedete, abbiamo un piccolo tesoretto da parte per migliorare il gioco. Per prima cosa facciamo una partita così, a random. Giusto per ricordarci un attimino a che livello di evoluzione, fra virgolette, eravamo arrivati. E anche per prendere qualche soldino in più, in modo da organizzare meglio i potenziamenti. Credo che questo sarà un video un pochino più breve degli altri. Comunque abbiamo anche perso, ma vabbè. Allora approfittiamone e andiamo nel menu. Dunque vediamo quali potenziamenti ci rimangono. Beh, ci sono prima di tutto i missili. Anche se non lo so. Ci sono anche le abilità. Però, direi che il missile ci stava, perché costa un sacco. Quindi abbiamo i missili. Ci sarebbe anche Enemy Explosions da potenziare, e anche l'effetto della nostra morte. Non per pensare male, però ci sta. Quindi ho potenziato l'effetto della nostra sconfitta. Ok, double time al massimo, freeze time al massimo. E vi dirò che possiamo potenziare magari la velocità di movimento e anche la cadenza di fuoco. Quella non fa mai male. Possiamo potenziare finché ci pare. Ok, proviamo a vedere che cosa ne è uscito. Vediamo i missili prima di tutto. Cadenza di fuoco, ormai siamo potentissimi. Oh, quello sarebbe il missile. Ah, giusto perché non abbiamo potenziato anche la grafica. Certo che è un po' lento. Sono i missili a telefonata, cioè i nemici farebbero in tempo a scansarsi 20 volte di fronte al missile. Però dai, diciamo che è un inizio, ci sono ancora molti upgrade da fare, possiamo cavarcela. Ah, rimane il boss, giusto. Ok, e il boss lo abbiamo sconfitto, anche con l'aiuto dei missili. Va bene, allora cosa prendiamo? La grafica del missile? Sì. E anche l'accelerazione, la velocità del missile e il delay. Ormai siamo rimasti senza risorse, ma facciamo un'ultima partita, dai. Oh, abbiamo un altro boss. Cavoli, bisogna stare attenti a scansarsi perché se ci colpisce 3 volte a fila perdiamo 3 vite. Non è più facile come all'inizio sconfiggerli. Hanno un sacco di resistenza ai colpi. Però dai, almeno ora vediamo i missili. Però li lancia solo da un lato. Magari potenziando ulteriormente il missile, ne spara due in una volta. Però sapete cosa vi dico? Di questo
Parleremo nel prossimo episodio. Grazie per avermi seguito, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale, mettetemi un bel mi piace, commentate, condividete, andate a fare un giretto sulla mia pagina Facebook e sul mio profilo Twitter, trovate come sempre il link in basso nella descrizione. Vi auguro un buon proseguimento e noi ci vediamo più avanti con un nuovo video. Ciao a tutti!